100 ragioni. Allora, diciamo, per rimanere su questo argomento e buttare un filo di speranza in questa giornata che precipita verso l'uragano. No, dai. Da qui alla festa siamo abituati a molto peggio. No, penso proprio a due forme, come dire, di resistenza pacifica rispetto a modelli invece violenti. Le donne iraniane, che in questi giorni, l'avrete letto sui giornali, sentito alla radio, in questi giorni, da mesi, noi poi dopo un po' ce le siamo dimenticate, sfidano il loro regime andando senza velo. Cioè, fanno questa cosa estremamente coraggiosa, perché poi all'inizio non le facevano andare a scuola, gli danno le multe, che però sembra che stia funzionando, nel senso che dopo un po' l'arma militare, che è quella che ha ucciso quella povera ragazza curda, diventa spuntata quando il fenomeno diventa un fenomeno di massa. E queste sono le cose che mi danno speranza. C'è un coraggio, in questo caso quello delle donne, di opporsi a un regime negando la cosa che gli dà più fastidio. E funziona. Funziona senza vittime. L'altra è una donna afghana che si chiama Mahbubi, che vive in Afghanistan e che sta tentando con difficoltà un dialogo con i talebani. Ha messo in piedi una specie di scuola di training per donne, che è un po' clandestina, un po' no, e lei dice: io vivo in Afghanistan, devo fare i conti con questa realtà, io parlo con i talebani. Questa donna è stata attaccata con una violenza incredibile dagli afghani che noi ospitiamo nei nostri paesi. Una cosa che mi ha colpito, che mi immaginavo, perché lo stesso mi succede quando vado in giro a raccontare le cose della Banca Centrale Afghana, se c'è un afghano della diaspora mi salta in testa. Ossia, ci sono purtroppo delle forme tipiche della diaspora per cui, diciamo, la negazione del dialogo è la prima cosa. Allora, esistono delle forme che sono delle cose che ci stanno insegnando qualche cosa, perché in realtà noi abbiamo dimenticato delle grandi esperienze della storia, il primo è quello di Gandhi e il secondo, sconosciutissimo, è quello di un signore Pashtun, cioè la stessa comunità dei talebani, conosciuta per essere rigida, guerriera, favorevole alla sharia contro le donne, che lo chiamavano il Gandhi della frontiera. Gli anni sono gli stessi di Gandhi, citando il Corano, a dimostrazione che ogni libro può essere letto in un modo o in un altro, crea un esercito composto da donne e da uomini che si vestono di rosso, che è un esercito pacifico, che si oppone nel caso specifico alla spartizione dell'India. Personaggio completamente dimenticato, però queste sono le cose, dalle giovani o vecchie ragazze di Teheran o della provincia a questo anziano signore Ghaffar Khan degli inizi del secolo, che mi fanno dire: dai, il bicchiere resta mezzo pieno.